da molti anni. Quest'anno il titolo è Tempo di Classici. La ragione per cui ho scelto questo tema, questo ritorno alle grandi figure della classicità filosofica, è detto in maniera un po' aggressiva e insolente dietro al piccolo manifesto. E dice: nell'epoca della chiacchiera diffusa, della spazzatura televisiva, dell'indiscrezione come informazione, della curiosità come sapere, della riduzione del pensiero a messa in scena, dello specialismo chiuso in se stesso, del discorso politico talora come recitazione mediatica, desideriamo interrogare i nostri classici per sapere che cosa ancora possono dire a noi. Questa è detta in maniera un po' aggressiva, mi rendo conto, però è un'aggressività che sento di poter ripetere anche adesso. Mi resta solo da ringraziare di molto di essere intervenuti. Era un momento di felicità per me, la Casa della Cultura, essere così frequentati, e per me in particolare che da almeno 20 anni organizzo questi incontri. Sono felice anche che a aprire il ciclo sia il mio vecchio amico, il professor Mario Progetti, ellenista straordinario, uomo di cultura, di gusto, di sapere. Ma ti do senz'altro la parola. Buonasera, sono molto grato anch'io alla Casa della Cultura e all'amico Fulvio Papi per avermi permesso questa occasione, che vorrei trasformare in una, come dire, in una conversazione, in un ragionamento con voi ad alta voce su un classico che mi è caro, sul quale sto lavorando e sto dedicando quest'ultima fase della mia vita di studioso, e appunto per voi. E non vi racconterò la filosofia di Platone, e vedete subito perché non lo farò. Questo sarebbe, secondo me, un abuso. Platone è un classico che va maneggiato con cautela, senza pregiudizi preconcetti e senza, diciamo, ingenuità interpretativa. In realtà la storia dell'immagine, dell'interpretazione di Platone conosce tutta una serie di metamorfosi impressionanti. Bisogna pensare a quelle di Ovidio o all'asino d'oro di Apuleio, perché Platone muore in una figura e rinasce in un'altra completamente diversa. Soltanto qualche esempio. Per la scuola di Platone, poco dopo la sua morte, inizio del III secolo, Platone era un filosofo scettico, cioè un filosofo il quale pensava che non si potesse professare con certezza nessuna teoria e che ogni teoria fosse controvertibile. E quindi si situava, secondo i suoi quasi immediati successori nella scuola, nell'Accademia, si situava l'antitesi degli storici con i loro domandi. Ma dopo qualche secolo, intorno al primo secolo d.C., col Medio e poi ancora di più col neoplatonismo, Platone diventa invece un metafisico iperdogmatico, un filosofo che asserisce le verità ultime dell'essere, della divinità, e le asserisce con la forza di una rivelazione. L'esatta antitesi quindi di quello del Platone scettico che i suoi primi discepoli o successori avevano presentato. O ancora, per Aristotele, che è stato certamente il suo maggior discepolo, ma ancora per Cicerone, Platone era un riformatore politico, un po' visionario, ma un riformatore politico. Per Plotino e Proclo, Platone era un mistico, il pensatore dell'ascesi spirituale, della fuga dal mondo, del rifiuto delle vicende del mondo. Anche qui, un'antitesi straordinaria. E questa situazione metamorfica non è cambiata neppure nel moderno. Guardate che per molti autori antichi la filologia e la storiografia dell'Ottocento, diciamo con il loro assetto scientifico di tipo positivistico, hanno, diciamo,
configurato delle immagini di filosofi, certo suscettibili di interpretazione, ma con una certa delimitazione dell'ambito delle interpretazioni possibili. E questo non è accaduto nel caso di Platone. Noi abbiamo avuto ancora all'inizio del Novecento un'interpretazione neocantiana, faccio soltanto il nome di Nator, che vede in Platone il teorico delle idee intese kantianamente appunto come ideali trascendentali, come norme e criteri di interpretazione del mondo. E dall'altra parte, più recentemente, nella scuola degli studiosi di Tübingen e anche di Milano Cattolica, Platone viene invece presentato come, in modo abbastanza neoplatonico, come una volta ancora il metafisico dell'uno. Non parlo poi del Platone politico, il quale ha conosciuto nell'ultimo secolo delle oscillazioni ancora più vistose. Marx già ne parlava come un ideologo ateniese del sistema egiziano delle caste. Il positivista Goebbels vedeva nel pensiero politico di Platone una strana mistura tra una nostalgia dello stato incaico, addirittura, oltre addirittura al sistema egiziano, siamo addirittura agli Incas, e con elementi al tempo stesso di comunismo. C'è tutta una corrente, Polman, Nathorp, che vede invece il Platone il precursore del socialismo e del comunismo. Ma dall'altra parte, a partire dagli anni 20 del Novecento, c'è un'altra corrente molto influente che vede invece in Platone il precursore dei fascismi europei e in particolare del totalitarismo nazista. Questa corrente nasce in Germania, nasce tra i pensatori di orientamento nazista, ma viene confermata dagli avversari del nazismo in terra anglosassona, per i quali colgono, non per condividerla, ma per criticarla, questa immagine del Platone precursore del nazismo. Faccio soltanto il nome di Popper, che è più celebre fra i tanti interpreti di questo tipo. Quindi, come dire, nell'arco di una trentina d'anni si assiste alla presentazione di un Platone socialista o comunista e di un Platone nazista. Devo dire, anche se questo può risultare sgradevole, che in tutte queste interpretazioni, perfino nelle più mostruose, c'è un qualche margine di attendibilità. Nel senso che nessuna di queste interpretazioni può essere considerata completamente arbitraria o priva di una sua qualche giustificazione all'interno dei testi platonici. E questo è un problema. Questo è un problema. E qui siamo di fronte a, diciamo, un caso unico, credo, nella storia del pensiero, di un'ampiezza intollerabile dell'arco ermeneutico, cioè della gamma, del ventaglio, delle interpretazioni possibili, ripeto, possibili significa anche non del tutto infondate o inattendibili. Prendiamo per esempio Aristotele, che ha conosciuto ovviamente anche egli diverse interpretazioni, per i suoi interpreti greci si tratta di un metafisico pagano, per gli scolastici medievali si tratta in sostanza di un teologo proto-cristiano. Ma leggendo queste diverse interpretazioni si ha la sensazione che si stia parlando dello stesso filosofo, sia pure da punti di vista diversi. Anche Hegel, per fare un altro esempio, ha certamente avuto interpretazioni diverse e contrapposte. Cassirer disse una volta che davanti a Stalingrado si erano scontrati i carri armati della destra e della sinistra hegeliana. E c'è da vero, naturalmente. Ma proprio questo, poter dire questo, vuol dire che in qualche misura si tratta di coniugazioni
diverse, però ostensivamente riportabili allo stesso paradigma. Cioè c'è un Hegel di sinistra e un Hegel di destra, ma c'è comunque un personaggio dalle, come tutti i grandi filosofi, come tutti i classici, dalle pluralità di interpretazioni possibili, ma limitate entro uno spettro ragionevole. Come mai dunque, per incominciare a articolare una risposta, bisogna ovviamente incominciare dalla forma dei testi platonici. Si tratta, come voi sapete, di dialoghi, i quali hanno come caratteristica principale l'anonimato del loro autore. Cioè l'autore dei dialoghi non parla mai nei dialoghi, come l'autore di teatro non parla, salvo qualche... ci sono commedie del Seicento, per esempio, in cui l'autore all'inizio e alla fine si rivolge direttamente al pubblico, ma insomma, in un testo teatrale l'autore di teatro non parla mai in prima persona. Scartiamo subito, non voglio entrare nei dettagli, l'ipotesi che è stata seguita molte volte sul fatto che sì, è vero che Platone non parla, ma Socrate è il portavoce di Platone. Questo è palesemente falso. Basterebbe comunque riportare l'inefficienza di questa ipotesi interpretativa il fatto che Socrate è a sua volta configurato come un personaggio diversissimo da un dialogo all'altro. Ci sono i dialoghi su cui Socrate insiste sul fatto che lui non sa nulla, il famoso sapere di non sapere, e dei dialoghi come la Repubblica in cui Socrate insegna cose di ogni genere su tutto, dalla politica alla metafisica, all'ontologia, alla teoria delle matematiche e così via. Quindi sì, il nome è lo stesso, ma evidentemente il personaggio da un dialogo all'altro viene riconfigurato in modo così drastico che non presenta certo, come dire, la costanza della voce d'autore. Platone non c'è nei dialoghi. Questo leitmotiv, Platone non c'era, ritorna in un grazioso racconto di Luciano, come sapete lo scrittore satirico di epoca romana, che descrive di un viaggio naturalmente favolistico nell'isola dei Beati, nell'aldilà, dove l'autore si recherebbe a visitare l'isola dei Beati, dove ci sono tutti i filosofi impegnati nelle più varie attività. Solo Platone non c'era. Perché? Dov'era Platone? Ma dice, Platone stava per conto suo nella sua bella città, nella sua Callipolis, dove viveva da solo secondo le sue leggi. Ma lì comunque Platone nell'isola dei Beati non c'era. Ma l'assenza di Platone è segnalata dall'autore stesso negli stessi dialoghi. Almeno un paio di volte Platone viene menzionato come assente. Nel Fedone lo si dice esplicitamente, si fa tutto l'elenco degli allievi di Socrate che erano presenti a questa ultima conversazione del Socrate che attende di ben la cicuta, e dice Platone però non c'era, scrive lui di se stesso, non c'era, era indisposto. E in un altro dialogo all'inizio del Timeo non c'è il nome, ma c'è ancora un riferimento perché si contano i presenti, dice, ma il quarto che pure c'era ieri dov'è? È indisposto. E anche qui è da vedere una allusione a questa assenza di Platone. Voglio dire rapidamente che per evitare un equivoco diffuso in cui tutti incorriamo, non è grave, ma insomma è bene saperlo, Platone non è l'inventore del dialogo filosofico, non è l'inventore di quel genere letterario che si chiama il logos socraticos, il discorso socratico. C'è una serie impressionante di autori che hanno scritto dialoghi di tipo socratico. Noi conosciamo almeno 14 autori che hanno scritto circa 200 dialoghi per un totale di 250 libri. Tutto questo, badate bene, è accaduto in una cinquantina d'anni, fra il 400, insomma, fra la morte di Socrate, 499, e la metà del secolo, 350. Si può dunque fare il calcolo che
In questo periodo sono usciti 4 dialoghi e per un totale di 5 libri all'anno, ogni anno, per mezzo secolo. È un fenomeno editoriale imponente. Se si pensa alla difficoltà e al costo della scrittura e della riproduzione dei testi in quest'epoca, si tratta sicuramente di un fenomeno editoriale imponente, che è proprio quello di un genere letterario che nasce e si consuma in mezzo secolo circa. Le ragioni per le quali si è consumato a noi qui non interessano, ma certamente Platone è un uomo che si inserisce, per carità, sul piano qualitativo, per quel poco che noi sappiamo del resto della produzione dei dialoghi socratici, c'è una differenza abissale fra Platone e gli altri. Questo sul piano quantitativo, ma ciò non toglie che egli appartiene, si inserisce in un genere letterario. Quindi la domanda che molto spesso voi trovate nella letteratura critica, qualche volta forse anche nei miei libri: ma perché Platone ha deciso di scrivere dialoghi? È una domanda in parte insensata, perché era un socratico e i socratici scrivevano dialoghi, cioè usavano quel particolare genere letterario. Poi certo, rimane un margine di decisione, perché benissimo potuto decidere di non scrivere dialoghi, per esempio Aristotele, eppure l'amico di Platone, ha scritto anche lui sì qualche dialogo, ma ha scritto prevalentemente trattati. Platone aderisce invece completamente al genere letterario, ma dal punto di vista del genere letterario, ripeto, astrazione facendo per la qualità teorica, introduce delle novità rilevanti che contribuiscono a metterci qualche volta ancora più in difficoltà. Platone pratica sistematicamente quella che possiamo chiamare la ibridazione di generi letterari diversi, con effetti parodici, non parlo di parodia proprio nel senso di Bakhtin. Platone importa nella propria scrittura forme della retorica, penso al Gorgia, al Fedro, sono pezzi di discorsi da retori. Importa forme di discussione sofistica, penso a Protagora, all'Eutidemo, che è addirittura un esercizio spettacolare di ricerca sofistica, al Teeteto. Importa poesia, cita e discute lunghi passi omerici o di Esiodo. Importa a larghe mani mitologia, sono dei, voi sapete tutti, i miti di Platone, che sono dei remake, dei pastiche che Platone produce su un materiale mitologico preesistente di cui molti dialoghi sono. Importa il linguaggio della politica e della storiografia. Il Menesseno è per intiero una parodia dell'orazione furibile di Pericle, così come noi la leggiamo in Tucidide. Importa il linguaggio dei presocratici, basta pensare al sofista Timeo, e il linguaggio della scienza. Il libro settimo della Repubblica è un trattatello di epistemologia della materia. Questa compresenza di una pluralità di linguaggi che vengono ibridati appunto nel contesto dei dialoghi aumenta, diciamo, una specie di senso di vertigine o di spaesamento per chi legge davvero i dialoghi di Platone. Sottolineo davvero, perché molti leggono i dialoghi di Platone per riconoscere qualche cosa che credono di sapere già, e allora procedono rapidamente sfoltendo tutto ciò che è superfluo e andando a ritrovare quei pezzetti di teoria che essi pensano di conoscere già. Questo non è un modo per conoscere Platone, ma per riconoscere se stessi, ed è una forma di lettura poco interessante, come minimo. E quindi noi abbiamo qui un effetto straniante, perché abbiamo un autore anonimo e una pluralità di linguaggi. Ma che lingua parla Platone? Parla la dialettica o la retorica? Parla la scienza o il mito? Guardate che questo è un spaesamento che non è, ce lo siamo inventati noi,
se ne lamentava già Hegel. Vi leggo due frasi perché sono interessanti. Hegel diceva: in verità è da lamentare che di lui non abbiamo un'opera prettamente filosofica. Avremmo infatti davanti a noi la sua filosofia in forma più semplice. Noi possediamo soltanto i dialoghi e la forma del dialogo ci rende difficile farci un'idea e dare un'esposizione precisa della sua filosofia. La forma mitica dei dialoghi platonici costituisce il loro elemento attraente, ma è anche una fonte di malintesi. Quindi a Hegel questa cosa produceva un certo fastidio intellettuale, ma d'altra parte Hegel è soltanto l'ultimo nato della carriera, il primo a avere fastidio di fronte a questa cosa, eppure era il suo allievo diretto e maggiore, era proprio Aristotele, il quale accusa a più riprese Platone di usare metafore poetiche, di parlare a vuoto, che non lo gay, il discorso vuoto è un termine che spesso Aristotele riferisce a Platone e ai platonici, e c'è addirittura uno ancora peggiore, quasi tremendo. Quando Aristotele parla a un certo punto negli analitici della teoria delle idee di Platone, scrive: ma lasciamo andare le idee, sono soltanto cinguettii, che è un modo un po' pesante, diciamo, per riferirsi al proprio grandissimo maestro. Ma si capisce che Platone come maestro dovesse suscitare qualche difficoltà nei suoi allievi, se lo fa perfino ancora con noi che siamo meno direttamente coinvolti. Se avessimo, dice Hegel, la sua filosofia scritta in forma diretta, senza tutti questi orpelli, potremmo dare un'esposizione più precisa. Ma questo ci pone il problema. Che cosa voleva fare Platone? Se avesse voluto tracciare i lineamenti di una filosofia, possiamo star sicuri che l'avrebbe saputo fare. Non gli mancavano modelli, e non gli mancavano certamente le capacità intellettuali o letterarie per farlo. Non ha voluto in primo luogo, in prima istanza, costruire una filosofia e allineare, diciamo, negli scaffali della biblioteca la sua filosofia accanto a quella di Parmenide o di Eraclito. Io sono convinto che, usando nel modo che vi ho detto il genere del dialogo, Platone sia più che l'autore di una filosofia, l'autore di un gesto fondatore nel quale viene messa in scena per la prima volta la filosofia nel suo farsi, la filosofia in azione, la filosofia nel suo lavoro, per costruirsi un ambito problematico specifico, distinguendosi via via dalle altre discipline e padroneggiandole. Questo è il senso poi ultimo dell'ibridazione di cui parlavo. La filosofia nel lavoro di dotarsi dei suoi propri metodi argomentativi, diversi da quelli delle altre forme di sapere, dei suoi strumenti di indagine, perfino di un suo peculiare stile di vita. Allora i dialoghi rappresenterebbero l'emergere di questa nuova forma morale e intellettuale in cerca di una propria autodefinizione, di una propria autonomia, nel conflitto con le altre forme culturali che dominavano la scena, la poesia, la politica, la retorica. Se è così, se ciò che è fondatore in Platone non è la costruzione di una filosofia, ma la messa in scena del lavoro della filosofia nella propria autocostruzione, allora la domanda: ma dov'è nei dialoghi la filosofia di Platone? Deve trovare la risposta dovunque. E l'altra domanda: chi parla nei dialoghi per conto di Platone? Deve trovare la risposta tutti i personaggi. Se noi leggiamo la tragedia di Sofocle, ha senso chiedersi: ma chi rappresenta Sofocle? E allora rappresenta, che so, Edipo, Giocasta o Tiresia? Evidentemente non ha senso, è la tragedia che rappresenta Sofocle.
Io credo che si possa dire esattamente lo stesso. Certo, avrei bisogno di tempo per fare degli esempi e argomentare questa tesi. Credo che in prima approssimazione tutti i personaggi che parlano dentro i dialoghi, anche quelli che vengono confutati, anche quelli che, diciamo tra virgolette, hanno torto, sono aspetti, dimensioni, problematiche del pensiero di Platone. La filosofia di Platone è nell'insieme del contesto, del gioco dialogico. Si tratta di delimitare il campo della filosofia, dicevo, le questioni della verità, le questioni del valore, di ciò che vale, di ciò che garantisce la vita buona. I linguaggi e i metodi pertinenti, distinguendoli nel confronto diretto con gli altri, in primo luogo una dialettica, quello che Platone almeno chiamava dialettica. Assai più che di offrire conclusioni o teoremi definitivi. I dialoghi sono di norma a conclusione aperta, cioè lasciano al lettore il compito di decidere teoricamente l'opzione che preferisce, o il compito di continuare a riflettere. Anche alcuni dialoghi che sembrano molto chiusi, come ad esempio la Repubblica, in realtà non è così, in realtà sono dialoghi aperti. Basta pensare che il nono libro della Repubblica, che ha delineato la vicenda delle Costituzioni, l'inevitabile decadenza delle Costituzioni, si conclude con la Costituzione più perversa, più orribile, più terribile, che è la tirannide, e finisce lì. E tutti noi ci chiediamo, ma che cosa avviene dopo la tirannide, che cosa succede dopo la tirannide? Platone non lo dice. Ecco un modo per costringerci a pensare a che cosa avviene dopo la tirannide, se viene qualcosa dopo. Anche la Repubblica quindi ha in qualche modo una conclusione aperta, come la maggior parte degli altri. In questo modo Platone si sottraeva anche a un'accusa, all'accusa di essere un dogmatico, senza peraltro condividere il nichilismo, per così dire, il nichilismo scettico dei sofisti. Nel senso che Platone pensava e credeva che la verità si potesse costruire, ma non la offriva in prima istanza come un sistema concluso e invariabile. Sarebbe interessante, ma posso soltanto accennare, discutere anche il movimento anche stilistico della scrittura dei dialoghi, che sono intessuti in modo molto vario, passando da momenti di estrema concretezza, cioè riferimenti precisi a situazioni politiche o alle pratiche di molte tecniche. Non so, la tessitura viene descritta dal politico in un modo assolutamente preciso, con una grande attenzione al dettaglio tecnico. Situazioni psicologiche, non so, trovo molto divertente nell'ottavo della Repubblica, dove si parla dell'uomo democratico, cioè un uomo che è un uomo integro moralmente, ma che proprio per questo si fa da parte rispetto agli affari politici, perché la politica ormai è corrotta. Allora si dice, ma la moglie incomincia a dirgli tutti i giorni, ma guarda che quello ha fatto carriera, guarda che quello è più importante di te, guarda che tu sei così bravo, ma lui è arrivato dove... E dice questo a lui, e poi lo dice ai figli, e lo dice ai servi, e tutta la famiglia comincia a rimbombare di questa voce, ma guarda tu, che fallimento. E allora questo a un certo punto rischia di doversi buttare in politica e di diventare un cattivo politico, naturalmente. A questo per dire dettagli molto concreti, molto, molto gustosi, no? Oppure dice, criticando i musicisti che invece di produrre una teoria matematica dell'armonia musicale cercano di percepire le variazioni delle note con l'orecchio. Dice, ma sembra quelli che tendono l'orecchio per sentire quello che dicono i vicini di casa. Ma ci sono... Ecco, ci sono...
I dialoghi sono pieni di queste cose, per chi li legge, ripeto, non per chi salta, perché questo non è interessante. Accanto a tutto questo ci sono momenti di vertiginosa astrazione teorica, che però molto spesso, ai quali molto spesso segue una battuta ironica di distanziamento, come dire adesso sì, va bene, ci abbiamo provato, ma non esageriamo. E questo accade a più riprese, non farò degli esempi. Dicevo dunque, non tanto la fondazione di una filosofia, quanto del pensare filosoficamente in una situazione di confronto tra persone, cioè in una situazione di confronto e scontro tra culture e soggetti che le rappresentano. Qui troviamo una prima risposta al problema del perché tante interpretazioni possibili. Perché se si identifica la filosofia Platone in uno o più aspetti isolati dei contesti dialogici, se si preleva un pezzo dicendo qui è la filosofia di Platone e intorno a quello si costruisce un approccio sistematico, da questo tipo di atteggiamento possono venire le posizioni più disparate, perché questo non è Platone, ripeto, è l'insieme. Sezionare e prelevare un pezzo facendone il nucleo del sistema può produrre dei Platoni di ogni sorta e in tutto l'arco di cui parlavo. Ma c'è una seconda spiegazione che non sostituisce a questa, perché questa che vi ho dato mi sembra abbastanza convincente, ma che la integra. Noi possiamo individuare, nonostante tutto quello che vi ho detto fin qui, con una lettura metodologicamente molto attenta, molto circospetta, molto paziente, attraverso l'insieme dei dialoghi, alcuni nuclei o nodi, come li chiamava Hegel, alcuni nuclei teorici che sia pure in forme variabili si ripresentano attraverso un largo spettro di testi, e questi sono nuclei che in qualche modo sono capisaldi del pensiero di Platone. Non si compongono a formare un sistema filosofico, ma sono capisaldi. Non starò qui a discuterne, ma certamente la teoria delle idee, anche questa viene oggi negata, alcuni negano che esistano. È indubbio che esista qualche cosa del genere che non siamo abituati a chiamare la teoria delle idee, un certo numero di altri nodi teorici. Ma quello su cui vorrei richiamare la vostra attenzione non è tanto l'esistenza di questi nodi teorici pure presenti e che vanno cautamente individuati, ma su un aspetto, diciamo, più generale dello stile filosofico, che costituisce una sorta di marchio di fabbrica, e questo sì serve e si è servito durante tutta la tradizione a distinguere per esempio un platonico da un aristotelico. Non è possibile, per quanto la gamma di interpretazione di Platone sia, come ho detto, sterminatamente ampia, non è possibile confondere un platonico con un aristotelico se il platonico condivide almeno lo stile di fondo del modo di produrre filosofia da parte di Platone. Questo modo, questo stile consiste in primo luogo in una tendenza costante alla polarizzazione in due livelli nel campo dell'essere, del pensare, dei valori. C'è e ricorre costantemente un livello alto che è contrassegnato dalla permanenza, dalla trasparenza, dall'universalità, e c'è un livello basso, instabile, opaco, mutevole, frammentato. A partire da questa spaccatura di mondo si producono tutta una serie di coppie polari, come essere e divenire,
vero o falso, scienza o opinione, eternità o tempo, buono o cattivo. Le polarità alte di queste coppie sono connesse, diciamo, orizzontalmente tra di loro, e così che scienza e verità sono connesse all'essere, verità e bene sono connessi tra loro. Reciprocamente le polarità basse sono anche connesse tra di loro, così che al divenire corrisponde l'opinione, l'assenza di valori e così. Questo si potrebbe anche dire che non è poi tanto specificamente platonico, perché certamente la matrice di questo atteggiamento è il Parmenio. E Platone è, come dire, nella mossa di apertura del suo gioco filosofico, un eleatico, ma non sarebbe Platone se non ci fosse una mossa ulteriore, cioè la sistematica interposizione fra i due livelli delle coppie polari di un terzo elemento intermedio, di quello che Platone chiama il metaxu, ciò che sta in mezzo, di un elemento che ha una funzione di mediazione tra i due poli, che apre un transito tra essi, che li mette in qualche modo in comunicazione. Così, tra l'unità e la stabilità dell'essere delle idee e la variabilità del divenire empirico, vengono interposti gli enti matematici, che hanno la trasparenza di verità delle idee, ma che hanno una capacità di, in qualche modo, conferire ordine alla variabilità, alla mutevolezza del mondo empirico. Così, tra l'universalità, la verità della scienza e la infondatezza dell'opinione comune, vagante, si inserisce una terza figura, quella che Platone chiama l'opinione vera, che mutua dalla scienza la verità e che comunica tuttavia con l'opinione perché non ha i caratteri rigorosi della scienza, ma si fonda sulla scienza e può orientare il mondo più confuso delle opinioni. E c'è poi questa grande funzione mediatrice, non parlo qui di Eros, che pure è un demone mediatore. Eros anch'esso è un demone che media tra la mortalità e l'immortalità, tra il tempo e l'essere, tra l'ignoranza e il sapere, qualche cosa la cui forza ci trae, diciamo, dal basso e ci porta in qualche modo verso l'alto. Ma più in generale c'è quello di cui Eros è una funzione, e cioè l'anima. L'anima è questa funzione mobile capace di connettere i due livelli, qualche volta in forma mitica, qualche volta in forma invece descrivibile. Se pensiamo al mito del Timeo, la costruzione del mondo è l'opera di un divino artigiano, che ha una funzione d'anima, che copia il paradigma immobile e inerte delle idee e lo trasferisce nella fluidità dello spazio-tempo in forma. Nel mondo storico la relazione tra l'ambito delle idee e il mondo concreto degli uomini è l'opera del filosofo, che anche lui è un rappresentante di questa funzione mediatrice dell'anima. Il filosofo ha il compito di conoscere le idee e di trasferire questa conoscenza nella caverna, per usare un simbolo platonico noto a tutti, cioè dentro l'ambiente storico e temporale, attraverso la politica, l'educazione, la persuasione, la convinzione. In questi due esempi, il divino artefice del Timeo e il suo alias storico, il filosofo, emerge, direi, un tratto
costante della filosofia di Platone, del modo di fare filosofia di Platone. Un tratto che serve a contraddistinguere quello stile filosofico che, ripeto, gli è tipico. L'atteggiamento artificialistico, l'idea che tanto il mondo, quanto la storia, quanto la stessa figura umana sono manufatti che si possono plasmare, che se, miticamente, certo, se si tratta dell'origine del mondo, non miticamente invece se si tratta dell'individuo umano o della sua città, della sua storia, che si possono plasmare esattamente come fanno gli artigiani che, riferendosi a un modello di ciò che devono fare, di ciò che deve essere un letto, prendono il legno o il ferro, materia informe, e imprimono in essa la forma del letto. Tutte le cose funzionano in questo modo, fin dalla genesi del mondo, che ha appunto questo personaggio mitico che è il demiurgo, alla formazione o deformazione, perché il lavoro può essere fatto bene o male, attenzione, anzi in generale viene fatto male, le città storiche sono cattive perché sono opera di cattivi artigiani e gli individui umani sono cattivi perché sono opera, sono il prodotto di cattivi educatori, questo naturalmente secondo Platone. Tutto può essere fatto male o bene, ma in qualche modo tutto è un artefatto che dipende da conoscenza, la conoscenza dei modelli, e da efficacia, cioè la capacità di trasformare i modelli, di trasportare i modelli dentro questa mobilità plasmabile del mondo spazio-temporale. E dunque, dicevo, è una gerarchia, l'alto e il basso, e ci sono queste figure di mediazione. Queste figure di mediazione fanno sì che i due livelli non si pongano come alternative, come due mondi ostili e alternativi l'uno all'altro, ma che, proprio in ragione del modello artigianale di cui vi parlavo, il livello alto risulti paradigmatico, normativo, fondativo, regolativo rispetto a quello basso. Il livello alto non è qualcosa in nome del quale dobbiamo rifiutare o fuggire da quello basso, ma è qualcosa in base al quale dobbiamo fare quello che è possibile fare per far sì che quello basso gli assomigli il più possibile, oppure per conoscere quello basso secondo degli schemi conoscitivi che non appartengono ad esso ma che appartengono al livello alto, cioè secondo ordini di verità e non ordini di apparenza. C'è dunque sempre una gerarchia che però rinvia alla mediazione, al lavoro della dialettica nel campo del pensiero, al lavoro della politica nel campo della prassi dell'interazione umana. Dicevo che la filosofia accade in Platone sempre nel dialogo, e questo sì, certo, è l'appartenenza a un genere letterario, ma diventa anche un modo per configurare il modo di farsi della filosofia. Non può e non è mai un monologo, ma il confronto, che può essere un confronto di accesa ostilità, di rivalità, di conflitto o di educazione, persuasione, mite e blanda, non ha importanza il tono emotivo, è comunque sempre un confronto o uno scontro con altri. Ecco, se è vero che Platone, che lo stile fondamentale, il tratto centrale della filosofia di Platone, l'aspetto decisivo, è in questo nesso che connette l'alto e il basso, conoscitivamente, praticamente e così via, si capisce perché Platone, diciamo, si nasconde facilmente dietro i suoi testi, fino a diventare riconoscibile per tutti coloro che, praticando altri stili di pensiero che non sono di questo genere, e magari lavorando anche con gli stessi materiali teorici, hanno spezzato questo nesso costitutivo, questo legame mobile. Hanno isolato l'auto, per esempio, questo è tipico dei neoplatonici. Andiamocene via da questo mondo
empirico, che non presenta verità, che non presenta valore, andiamo ad abitare con la mente, con lo spirito, con, per quanto è possibile, nel mondo alto. Oppure hanno rifiutato il mondo alto e hanno deciso di abitare in quello basso. L'atteggiamento degli scettici, ma non soltanto loro, ritengono impossibile pervenire a un ordine di verità e di valore superiore a quello normalmente attestato dall'opinione comune, e quindi hanno preferito vivere qui, o anche hanno, diciamo, fatto collimare, hanno compattato i due piani, come tipicamente fa Aristotele, il quale pensa che non ci siano differenze di piani perché la natura li contiene entrambi nel suo funzionamento, come dire, spontaneo e inerziale. La natura ha ordine e disordine, valore e disvalore. La natura è un mondo complesso che non si tratta di fabbricare, secondo l'artificialismo platonico che Aristotele riteneva francamente delirante, ma si tratta di capire, di descrivere, di conoscere, di studiare. Il problema della filosofia non è quello di inventare altri mondi, ma è quello di capire l'unico mondo in cui noi viviamo, che è quello della natura, che certamente è estremamente articolato e complesso. Ecco, l'artificialismo platonico e il naturalismo aristotelico sono due stili di pensiero inconfondibili l'uno con l'altro, come dicevo, quale che sia poi l'opzione teorica, l'opzione esegetica che si sceglie. Allora, ripeto, se si spezza però questo nesso, questo legame fra i due livelli, Platone può apparire scettico, dicevo, oppure metafisico, o anche, per tornare agli esempi politici che facevo all'inizio, certamente può apparire comunista o nazista. Se si pensa a uno scopo sociale di giustizia che deve però essere governato da un principio di autorità legittimato dal sapere, che sarebbe il nesso platonico, ma se si spezza questo nesso rimane soltanto l'autorità, abbiamo l'autoritarismo fascista; se rimane soltanto l'aspirazione alla giustizia sociale, abbiamo una forma di socialismo democratico, e nell'una e nell'altra cosa non abbiamo più Platone, che tende ad essere le due cose insieme. Nel Benone Platone dice che il problema del pensiero è il legame, il desmos. Dice: i discorsi tendono ad essere in giro come degli automi che ci scappano da tutte le parti. C'erano già degli automi che un po' si muovevano, non sono come le nostre macchine. Allora il problema è di tenerli fermi, di dare stabilità, di tenere insieme i discorsi del sapere da un lato e della città dall'altro, impedendo che se ne vadano ognuno per la sua parte, di tenere insieme i discorsi della verità e i discorsi dell'opinione, i discorsi dell'eterno e i discorsi del tempo, di costruire legami, di dare stabilità dove c'è mutamento senza forma e di inserire il mutamento laddove c'è immobilità, perché anche l'autore dice le idee non se ne possono stare lì immobili, dice il sofista. L'essere è essenzialmente dynamis, cioè potenza di produrre effetti. Dunque conferire forma al disordine, forma al disordine del tempo, al disordine del mondo, e d'altra parte dare contenuti alla forma. Lo sforzo assiduo, molto spesso fallito, di produrre questo legame è ciò che è probabilmente, diciamo appunto, il tratto distintivo della filosofia di Platone. E tagliare questo legame vuol dire avere tanti pezzetti di Platone, ognuno dei quali appartiene anatomicamente allo stesso corpo. Dicevo che le interpretazioni hanno tutte una qualche legittimità: un mio dito,
appartengono al mio corpo, ma certamente nessuno potrà dire che il mio dito o il mio orecchio sono la mia persona. Sono frammenti, perché però una volta isolati sono tutta un'altra cosa. Ecco, il legame, la mediazione, il nesso. E quindi il dialogo, e quindi la plurivocità della filosofia che viene costruendosi. Questa è una cosa che è accaduta allora e che sostanzialmente non si è ripetuta mai più. Platone ha prodotto questo spazio dentro il quale i giochi della filosofia si sono prodotti e ognuno ha definito la sua scelta di parte, insomma, all'interno di questo spazio. Ma Platone è proprio questo tentativo di produzione di una forma di pensare che si costruisce e si esibisce nel momento in cui si viene. Cosa, lo riapri domani e dice sempre la stessa cosa.
che non è capace di difendersi, come un orfano senza padre, se ti hai sbagliato, il libro non è capace di dire, ma no, guarda che però in fondo volevo dire un'altra cosa. No, il libro tace, è muto. E quindi c'è questa sorta di invettiva contro la scrittura filosofica che viene formulata nel Fedro e che ci lascia, come dire, quanto sgomenti, perché allora vuol dire che tutto quello che Platone ha scritto non è da prendere sul serio. Infatti Platone dice si può scrivere, si possono scrivere queste cose, ma pagliato il gioco, mentre le cose serie bisogna dirle nella comunicazione diretta. Allora noi ci affatichiamo per vite, riempiamo scaffali intieri di librerie, di libri su Platone e lui ci dice che ma sì, ma abbiamo scherzato, non è qui. E oltretutto ci condanna alla disperazione, perché ci condanna al fatto che essendo lui morto e morti essendo coloro che l'hanno ascoltato parlare, per principio noi di lui non possiamo sapere nulla, né ora né mai, perché non lo possiamo più sentire parlare. Naturalmente di qui è cominciata qui, anche qui, una, è tuttora dilampa una furiosa battaglia interpretativa, meno cruenta di quella di Stalingrado di cui parlavo prima, ma insomma con, anche questa con perdite su entrambi i fronti piuttosto pesanti. E si può dire, ma adesso vi do, non voglio entrare perché anche non hai una risposta alla domanda, si può dire che, ebbene sì, quello che Platone dice da Fedro va preso rigorosamente alla lettera, che tutto ciò che noi leggiamo nei dialoghi è un esercizio introduttivo, una ginnastica preparatoria alla vera filosofia che sarebbe quella che Platone avrebbe comunicato in forma orale nelle lezioni e nelle discussioni che teneva con i suoi allievi. A questo punto si aprono altre due possibilità. Allora, una è l'abbiamo persa per sempre, l'altra no, perché possediamo qualche testimonianza su queste lezioni, gran parte testimonianze tramandate da Aristotele, e quindi attraverso queste testimonianze potremmo recuperare quella che è la vera filosofia di Platone, che non compare nei dialoghi. Occorre dire che, come il mio gusto filosofico, ma non solo mio, quelle cose che vengono fuori da questa testimonianza di Aristotele sono infinitamente meno interessanti di quello che sta scritto nei dialoghi. Allora, se il vero Platone era lì e il falso Platone era nei dialoghi, o il Platone scherzoso nei dialoghi, meglio quello dei dialoghi, tutto sommato. Ma questo è, va bene, non è poi il modo molto serio di discutere il problema. L'altra posizione interpretativa è invece quella che Platone, in quel passo, critica non la scrittura in generale, ma la scrittura dei trattati filosofici, e che il dialogo, in quanto è una forma imitativa, in quanto riproduce il dialogo vivo, la voce viva parlata da chi si confronta, è qualcosa che si sottrae a quella critica. In effetti il dialogo presenta un mutamento di posizione nel corso della discussione, mentre il libro ripete sempre la stessa cosa, presenta la capacità che hanno gli interlocutori di difendere e sostenere la propria tesi se viene criticata e così via. Quindi il dialogo sarebbe una forma mimetica della comunicazione orale e pertanto si sottrarrebbe a questa critica alla scrittura. Ci sono queste due interpretazioni, per ognuna delle quali militano schiere, insigni di studiosi, e come sempre, come già vi dicevo, è difficile dare del tutto torto sia agli uni che agli altri, hanno buone ragioni gli uni e gli altri. Ci metto anche la mia piccola ragione. Io sono convinto che... Allora, mettiamola così, tanto per essere sintetico. Io sono convinto che la critica di Platone alla scrittura coinvolga tutta la scrittura, inclusa quella dei dialoghi, meno quella dei dialoghi, meno, certo, rispetto a quella dei trattati, ma che la critica alla capacità comunicativa, alla capacità della scrittura di essere veicolo vero di filosofia, includa anche la scrittura dei dialoghi, meno dei dialoghi.
dei trattati, ma anche se. E sono convinto tuttavia che non per questo la scrittura sia dei dialoghi sia un terzo, e quindi che non contenga quel tanto di filosofia di Platone, ripeto, non, abbiamo detto, non c'è una filosofia, ma quello che noi a noi interessa è quello che abbiamo parlato, contenga veramente questo. Non escludo che ci siano anche frammenti di cose che Platone, dall'altra parte, non è una grande sorpresa. Ogni professore scrive dei libri e fa le lezioni. Le cose che ha scritto nei libri non sono sempre identiche a quelle delle lezioni. Qualche volta noi osiamo dire ai nostri malcapitati e alieni cose che abbiamo un certo timore a scrivere nei libri, perché vanno un po' oltre le nostre capacità, diciamo, di argomentarle, di documentarle, eccetera. Ecco, Platone può benissimo aver fatto questo, e quindi non escludo che sia. Non credo però che ci sia altro posto dove cercare lo stile filosofico, la verità, diciamo, di Platone, se non nei dialoghi. Perché li ha scritti? Beh, io credo che una delle risposte sia se per caso essi sentono discorsi del tipo di quelli che ora stiamo facendo, cioè il dialogo, li mettano per iscritto e li insegnino ai loro allievi. Cioè l'idea è che il maestro muore, no? Il dottore ha cominciato a scrivere dialoghi quando Socrate non parlava più, che il maestro muore e che è irresponsabile lasciare andare perduto il pensiero del maestro. Il dottore lo dice all'inizio per il discorso di Socrate, che quando scrive le leggi, mi raccomando, scrivete queste cose, insegnatele, lo dice per la propria voce, lo dice per il proprio discorso. C'è dunque un senso di responsabilità. È vero che la struttura è adeguata a trasmettere la filosofia, è vero che non si diventa filosofi leggendo dei libri, questo è un tema ricorrente, non si diventa medici soltanto studiando il manuale di medicina, e tantomeno si diventa filosofi solo leggendo dei libri. In questo senso la struttura è inadeguata, e però c'è un problema di responsabilità, per cui un certo lavoro non può essere consegnato alla caducità della voce di quello che l'ha fatto e di quelli che hanno parlato con lui, con la memoria di quelli che hanno parlato con lui. Fine della struttura, cioè fine della struttura. Fine della risposta. A teatro. Ecco, uno dei fenomeni culturali che stanno dietro il fatto che questa gente, non solo Platone ma tutto il gruppo, scrivesse dialoghi è certamente l'esperienza culturale principale, diciamo, dominante nella cultura greca, che è quella del grande teatro. È, insieme con Omero, il teatro è ciò che forma la mente, la cultura dei greci, tutto l'arco della vita di Platone. Sarà un po' diverso dopo, perché cambiano, ma insomma, durante l'arco della vita di Platone è certamente così. E pezzi di tipo teatrale non sono soltanto nei dialoghi socratici di Platone e degli altri, ma anche Tucidide mette in scena dei veri e propri dialoghi, quello memorabilissimo degli Ateniesi e dei Meli, ma ce ne sono altri, ma anche gli stessi avvocati o sofisti o rettori imbastiscono figure dialogiche. Allora, il teatro è certamente una matrice culturale determinante. Quello che c'è in Platone, anche qui, è la capacità di far sì che i personaggi, come nel grande teatro, parlino con un proprio linguaggio e rappresentino qualche cosa. Cioè, non sono i personaggi dei dialoghi di Cicerone, che sono, come dire, delle pure didascalie. Sono personaggi che hanno una verità psicologica, e hanno una verità psicologica perché hanno una verità culturale. Quando Trasimaco nella Repubblica salta su, ci sembrava un leone inferocito, dice ma smettetela di raccontarvi queste frottole, cioè irrompe con violenza nel dialogo, è perché la sua è una filosofia della violenza, e quindi c'è un modo proprio di rappresentare il personaggio in modo congruo, e il suo modo di parlare in modo congruo al mondo culturale che
rappresenta. Dunque sono personaggi teatrali. Aggiungerei che, se vogliamo, all'interno del teatro, nel dialogo di Platone c'è molta più commedia che tragedia. I dialoghi di Platone non hanno generalmente un tono tragico, hanno quasi sempre una lievità, una capacità di ironia e di autoironia che li avvicina di più alla commedia. E questo si deve esattamente alla preoccupazione di Platone di de-enfatizzare qualsiasi enunciato che abbia un'apparenza dogmatica. Vengono fatti, ma vengono immersi in questo tono delicato e sorridente della commedia. Anche le più tremende profezie politiche vengono poi stemperate appunto in una conversazione urbana che ha dei tratti di commedia. Talmentato Nanni Vesetti, ma ce l'ho già fatto bene il mio lavoro a questo vantaggio. Ci sono ancora delle domande? Più facili però. Prego signora. Un'ulteriore spiegazione sul concetto di apertura che lei ha attribuito a Platone. Chiederle come si può valutare aperte, qual è il senso, direi, dell'apertura in Platone in una filosofia che ci offre una dottrina della conoscenza, e semplifico in un modo brutale, tanto direi per formulare la domanda, che innanzitutto prima è una contemplazione, l'anima nel perurano, contempla. Poi è un ricordo, quando l'anima direi ritorna direi nel corpo, poi dimentica e deve ricordare. E la verità quindi è quella che è, non è una verità che si costituisce su un piano esistenziale, è una verità che malgrado tutte le mediazioni, si è valorizzato direi il concetto dei mediatori, però in realtà è quella che è. Allora, in che senso la filosofia di Platone è una filosofia aperta? È una bellissima domanda, la ringrazio, mi consente di discutere con lei, non dico di darle una risposta conclusiva. Attenzione. La visione delle idee in un altro mondo, in un'altra vita, e il loro ricordo in questa vita, che si chiama reminiscenza, che statuto hanno nel pensiero di Platone? Lei ha fatto un'operazione legittima, cioè ha ritagliato qualche cosa che si dice in tre dialoghi, cioè nel Fedone, nel Fedro e nel Menone, da nessun'altra parte. Per esempio non se ne parla minimamente della Repubblica, non se ne parla minimamente delle leggi, non se ne parla del Teiteto. Teiteto è un dialogo tutto destinato al problema che cos'è la conoscenza, e di reminiscenza non se ne parla affatto. Dunque lei ha preso pezzi di tre dialoghi e ha detto che questa è la filosofia di Platone. Non si può fare così. Inoltre, qual è lo statuto che ciò ha all'interno di Fedro e Fedone? È uno statuto mitico. Io non dico che il mito sia il contrario della verità, perché in realtà non ci sarebbe nulla di più antiplatonico. Dico che però il mito è ciò che contiene prospettive, forse squarci verso la verità, che non possono essere espressi nei linguaggi della teoria, quindi mantiene comunque una sua. Quando poi il Menone è palesemente, questo ormai è una, non è soltanto mia, ma veramente condivisa, una presa in giro del lettore, perché per chi non lo sapesse, si vuole far sì che uno schiavo, un ignorante, analfabeta,
dimostri il teorema di Pitagora, in poche parole. Cioè trovi il modo di duplicare un quadrato, non facendo un quadrato col lato doppio, perché ne fa 4 invece di 2, ma scoprendo che si duplica un quadrato costruendo un quadrato sulla diagonale. E questo viene detto, gli fanno delle domande nello schiavo, e alla fine lo schiavo arriva alla risposta giusta, ma lui non dice niente, dice tanto sì e no. E dopo dice, ah, vedi che lo sapevi, e quando alla fine dice, ma non sai mica che è il tuo quadrato, ah sì sì, ma sì, non è, questo è un presentino, cioè non è che lo schiavo si ricordi qualcosa, lo schiavo viene condotto dalle domande del suo interlocutore, brancolando un po' fra sì e no, arriva alla fine. Lasciamo stare il Menone, negli altri due dialoghi questo discorso c'è. I miti hanno tante funzioni. C'è sì una, forse una verità che appartiene a una dimensione non empirica della conoscenza. Se noi volessimo dire, se noi dicessimo che si tratta di idee a priori che non appartengono alla nostra esperienza empirica, ma che la regolano e che ci consentono di interpretarla, diremo qualcosa di molto diverso, togliendo l'involucro mitico e parlando invece un linguaggio della priori. No. Se noi dicessimo che abbiamo un ricordo vago di forme di verità, ma che tutta la nostra vita deve consistere nel tentativo di passare da questo ricordo vago a conoscenze più precise nel lavoro della teoria, non diciamo nulla di, anzi diciamo qualcosa di particolarmente scettico, nel senso che la nostra vita è consegnata al compito di conoscere qualche cosa che sappiamo possa essere conosciuto ma che determinatamente non conosciamo, quindi di passare da un indistinto ricordo a una distinzione della teoria. Questo non mi sembra particolarmente sconvolgente, ma io non voglio qui dare la mia interpretazione dell'anamnesi. C'è chi ha, per esempio, sostenuto che tutto il discorso sulla reminiscenza del Fedone non è un discorso fatto da Socrate in prima persona, ma è un discorso pitagorico, ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che questi temi ci sono, vanno capiti. Ho adesso accennato a possibili traduzioni meno fastidiose nel linguaggio della filosofia moderna, ma lasciamoli pure nel loro nucleo un po' più irritante, come direbbe Hegel, o nel loro modo poetico di esprimersi, come direbbe Aristotele, e cerchiamo di capire che cosa vogliono dire. Questo è un problema interessante. Non diciamo che questa è la filosofia di Platone, sono due pezzi di due dialoghi e poi ci sono tante altre cose. E per esempio nella Repubblica la conoscenza si acquista in tutt'altro modo, per via attrattiva rispetto all'esperienza. Noi prima sperimentiamo, poi applichiamo all'esperienza schemi matematici di comprensione, poi dagli schemi matematici passiamo a schemi noetico ideali. Tutto un processo, diciamo, di astrazione, concettualizzazione, idealizzazione che porta alla via la conoscenza. Dirò io che questa è la teoria della conoscenza di Platone. No, questa è la teoria della conoscenza che la Repubblica discute e che non ha niente a che fare con la reminiscenza. Si tratta di capire una e l'altra cosa, ma non dire che quella è la filosofia di Platone. La filosofia di Platone è aperta anche perché presenta nel Fedone un'idea della conoscenza come reminiscenza e nella Repubblica un'idea della conoscenza come procedimento astrattivo idealizzante. E qui sta l'apertura. Grazie alla signora per la domanda, grazie a Mario per la risposta. Penso che il campo è finito. Vi ringrazio molto e ringrazio ancora Mario Vergesio.